Questi stavano nelle stanze del museo, no? Sono stati staccati perché il museo a un certo punto è bisognato fare il consolidamento di isolai. Se tu non levi il mosaico che c'è sta sopra, isolai come da sotto non si può fare. Isolai, il consolidamento si fa da sopra. Come adesso il lavoro che stiamo a fare per l'Aquila, mica era rovinato dal terremoto. Il terremoto non ha fatto niente. Solamente che tutto il palazzo l'ha tutto spaccato, devono fare il consolidamento di mosaico, volevano buttare. Il termine della sovrintendenza non ha fatto buttare. Ma insomma, ma questa è la calligrafia tua? Sicuro al 100%. Senza ombra di dubbio. 39 anni. No, questo no. No, no quello, io dico quella e quella lì. Dai. Ma dunque questi, per quanto questi sono stati staccati 920-930? Sì, in quegli anni questi stanno su le rive del Tevere, una parte esatto. Perché era una zona, perché Roma sa meglio di me, io non sono storico, però insomma Roma si è sviluppata intorno al Tevere. Eh sì. E c'erano questi insediamenti, c'erano questi queste erano delle come si guarda come si vedono bene i tagli del Turmino. Sì, ci siamo andati in mezzo per cercare di... Purtroppo tante volte succede, ma qui c'erano le gabbie di ferro con il tombino del Diego. Sì. Ah. Un centimetro, è così. Dunque queste l'hanno staccate lì a Lungotevere Pietropapa. L'hanno staccato a Lungotevere Pietropapa, poi è stato... messo dove? È stato portato al Museo Nazionale, perché sì. Ovviamente credo che l'abbiano portato subito lì o in qualche altro deposito, questo non posso sì. Essere sicuro. È stato portato su al Museo Nazionale. Al Museo Nazionale ci stavano i restauratori Carinci e Pagliarani. Carinci e Pagliarani. Pagliarani Giulio, Carinci non mi ricordo il nome. Ma che periodo può essere questo? Che anni so? Quando c'erano questi? Questi stiamo già negli anni, fino agli anni 50. Loro già c'erano, perché io quando sono entrato, poi già ci ho trovati. Io sono andato a questi antichi, non sono andato, però poi si è parlato di questi qua. E sicuramente questi, poi c'era un certo Zerini che lavorava, Zerini. Oltre che al Museo Nazionale, lavorava pure alle Terme di Caracalla, però non sto sicuro se lavorava al Museo Nazionale, perché le Terme di Caracalla una volta stavano sotto la tutela della sovrintendenza del Lazio, quella che sta via Galletti. E dunque... Dopo, in un secondo tempo, Roma prima, diciamo così, Palatino per Romano, si è acquisito pure le Terme di Caracalla. E la sovrintendenza del Lazio tutto ciò che era fuori. A voi vanno chiamato quando questi stavano sul pavimento, sul cemento armato. Questi stavano sul pavimento, cementati per terra, sono stati incollati, levato tutto, bene o male levato, ritirati fuori per tutto il blocco, ovviamente, tutto il blocco di cemento. Abbiamo girato il cemento per il blocco di cemento sotto sopra, abbiamo fatto un po' di tagli così, abbiamo levato prima il ferro e poi abbiamo fatto un po' di tagli e cose, poi piano piano. E ti ricordi che stanze erano? L'abbiamo fatte tutte. I chilometri. Senti. Poi non era circoscritto questo qua, perché questo c'era una stanza, poi una stanza c'erano tutti i pannelli appoggiati al muro e poi non c'era più niente, poi ci stavano per terra altri saloni con questi pezzi di mosaico per terra, questa roba di mosaico per terra. E questi sono i pezzi che abbiamo fatto noi, ma questi stavano nelle casse però. Questi stavano nelle casse? Ecco. Senti, che anno era quando avete fatto questo lavoro, tu ricordi? Questo lavoro qui l'abbiamo fatto dopo il 60,
78, dopo nell'anno 70, fine anni 70. Fine 70. E chi eravate? Eravamo io, Fabrizio, e poi può darsi che ci sia venuto Scarfani, c'era sempre Scarfani. Luciano, 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 Barletta, può essere pure, perché all'epoca 70. Barletta io me lo ricordo. Quando... Barletta, sì, però c'è un giornato e non ci ho portato Barletta. Quanto ci metteva tanto? Secondo quanto lavoravi, quanto ero lavoravi, lavoravamo diverse ore. Sai che ci ha aiutato tanto, che mo posso dire, a noi ci ha aiutato tanto che quando facevano i blocchi sotto sopra che mettevano il ferro e poi facevano la gettata di cemento armato sopra, cemento e sabbia, prima di mettere il cemento gli davano una buiaccata con cemento assoluto. Ora il cemento assoluto che cos'è? Polvere. E polvere rimane. Se tu mischi qua sabbia diventa una roccia, però se tu glielo dai così. Pensa che equivoco, come se glielo davano come adesso. Ci ha aiutato, quel fatto lì, ci ha aiutato il fatto che non li hanno puliti bene dentro. Non è che gli hanno levato tutto e che la roba si era infilata in mezzo, il cemento si era infilato in mezzo, no, c'è stava un sacco di calcinacce ancora vecchio. Questo cemento non ha fatto presa. Anche perché io andavano da dietro, non è che combattevano, gli aspettavano. Gli appoggiavano sopra e lì rimaneva la buiacca, rimaneva così. E dunque tra la terra e il cemento assoluto la pulizia non fatta, che se tu vedi non è fatta bene manca destra, perché chi voglia levare ancora roba, ci sarebbe da levare. Tra la pulizia non fatta bene, che adesso sono super puliti, ma prima c'era tutta calcinaccetta, quell'impastino che c'era quando montavano, mettevano i tessellatori che costruivano i pavimenti, capito? Che facevano i pavimenti, c'era una specie di buiacchetta e quella qua, buiacchetta c'era rimasta quasi tutta e quella ci ha aiutato. Perché voi quella vi siete trovati col cemento armato bello tosto? Bello tosto. E quello è lo stradello l'unico in cui si doveva entrare. L'unico punto debole era. Quando ho fatto il distacco dei mosaici di Massimo Campilvi, quelli che stanno al Metropolitan, che poi ci hanno fatto un architetto. Il Metropolitan dove? A Roma, via del Corso. Col fatto che hanno fatto questo coso, io un corridoio di 60 metri quadrati l'avevamo tutto incollato, penso lavoravamo a notte dopo che era finito il film. Se mettevamo lì al giorno tutti incavolati perché la polvere, immaginate tagliare col frullino a levare roba in più. Perché il cinema era aperto. Il cinema era aperto ancora. Noi dopo mezzanotte, quando chiudeva il cinema, lavoravamo noi. E sono appresso tutti i negozi, tutti i vetri, tutti in polvere. Una volta è venuta la polizia e gli hanno telefonato che andava a fuoco il cinema, invece erano gli altri che stavano a cinema. Ma ci sono l'aria condizionata del cinema, no? E buttava l'aria fuori, e così non sapevamo mai la polvere, andava tutto fuori, avevamo aperto tutte le porte del cinema e andava tutto fuori. Si era infilata sta polvere da lì giù, da Piazza del Popolo, era arrivata a Piazza Venezia. Si è fatto tutto il corso! Ma questo quando era? Che anno era? Questo stava all'antica dunque nel 67-68. No, 60, i primi anni 70, i primi anni 70. Ma questo per dirti, il fatto di stimbuia a casa col cemento assoluto che mettevano sopra, io sto corridoio dei 60 metri quadrati, metto, all'avamo tutto incollato, no? Tutto quanto. Poi siccome il fondo intorno non lo voleva, l'architetto aveva fatto tutte le sezioni, l'avamo tutto tagliato e intorno era tutto libero.
metto una sciabola sotto, come metto la sciabola sotto sto pavimento, fa così. Si è stazzato tutto. Tutto sta. Tu sei stato contentino. Beh, sì. Da che devi staccare la cosa al cemento per pigliare il colpo. Al cemento e sabbia, devi mettere anche i capelli dritti. Non le lavi mai.